C'era una volta l'ippodromo della Favorita a Palermo, con un indotto che girava intorno alle corse, intorno ai cavalli naturalmente. Ebbene, l'ippodromo c'è ancora, ma in questo momento è chiuso per un'interdittiva antimafia arrivata nel mese di dicembre. E sono parecchi a questo punto i lavoratori che versano in difficoltà economiche e non solo. È così, qual è lo stato dell'arte? Qua c'è stata un'interdittiva nei confronti della società che ha bloccato, ha paralizzato tutto il comparto. La società ha ottemperato a tutto quello che il prefetto aveva disposto per un prosieguo di questa attività. Cosa è successo non si sa. È partito il comune che ha chiesto lo sgombero dei locali. Siamo nelle condizioni di non sapere cosa fare per un prosieguo futuro di questo settore. Da quanto tempo non percepite emolumenti? Dal mese di agosto, perché la pubblica amministrazione, che secondo le direttive dell'Europa dovrebbe pagare entro 60 giorni pena le sanzioni, finora non ci ha pagato. Tutti i guidatori che fanno parte qua dentro ogni anno per rinnovare la patente devono presentare carichi pendenti pretura, carichi pendenti procura e tutto il resto. Qui mafiosi non ce n'è. Maniscalchi, autotrasportatori, guidatori, proprietari, artieri, è un indotto di circa 500 persone. Cosa chiedete alle istituzioni a questo punto? Innanzitutto di non farci spostare da qua dentro perché non sappiamo dove portarli. Il giorno 19 abbiamo avuto un'ordinanza che dobbiamo sgombrare. È difficile trovare un posto dove portare questi cavalli, anche perché noi non vogliamo portarli fuori, perché questa è la nostra casa, qua ci siamo nati, io sono qua dal 60.